spazzato via. Era quasi scesa la sera sull'isola di Sodor e una tempesta era in arrivo. Tutti stavano cercando di tornare a casa prima possibile. Gli abitanti non volevano far altro che mettere se stessi, le loro case e i loro cari al sicuro prima che arrivasse la tempesta. L'isola era molto più esposta lungo la costa ed era lì che si correva il rischio maggiore di danni dovuti al maltempo. No, no! Skiff e il capitano Joe stavano perlustrando il porto di Arlesburg e controllavano che tutto fosse messo al sicuro. Adesso credo che gli serva aiuto, capitano Joe. Oh, usi uno dei miei remi per acchiapparlo. Ottima idea, Skiff! Oh. Ah, grazie mille. Oh, sono sorpreso di vederti in giro con questo tempaccio, Skiff. Io e il capitano Joe abbiamo avvisato tutti quanti dell'arrivo della tempesta. È molto gentile da parte tua, ma non dovresti tornare a casa? Ha ragione. Tutte le altre barche stanno già tornando ai loro ormeggi nel porto, non lo vedi? Tornerò a casa quando avremo restituito il cartello. Ma dovevamo accertarci che tutti fossero al sicuro prima. E comunque, tu e Oliver siete ancora in giro. Ma noi siamo senza ombra di dubbio più grandi e più pesanti di te, Skiff. Esatto. Non siamo piccole barche su rotaia. E poi abbiamo ancora molto lavoro da fare. Abbiamo ancora diversi viaggi da fare prima di tornare al deposito. Sii prudente, mia piccola barca su rotaia. Non fare l'offeso, Skiff. Sono sicuro che hanno detto quelle cose perché sono preoccupati per te. Sarò pure una piccola barca su rotaie, ma ho aiutato le persone a prepararsi alla tempesta. E sei stato bravissimo. Ma ora dobbiamo fare in modo che anche tu sia al sicuro. Non sarebbe divertente se la tempesta ti spazzasse via. Oh, quella è l'ultima cosa che vorrei. Oh, Joe, eccoti qua. Sono piuttosto preoccupato per la nave dei pirati. Anch'io. Dovremmo proprio andare a dargli un'occhiata dal faro. Il vento si sta facendo sempre più forte e dobbiamo essere sicuri che tutto sia a posto. Duck e Oliver lavoravano sodo portando più passeggeri possibile nelle loro case. Hai quasi finito, Oliver? Sì, Duck. Ho solo un altro viaggio fino a Tidmouth e ritorno. Anche io. Solo un viaggio fino ad Arlesburg e poi a casa. Forse riusciremo a tornare nei nostri depositi prima che arrivi la tempesta. Lo spero proprio. Alla fine, la tempesta arrivò. Skiff non poteva fare altro che resistere. Ma poi ci fu un problema. Oh no! La mia vela! Si è spiegata da sola! Joe! Joe! Oh, non mi sente! E va bene, Skiff. Niente panico. Andrà tutto per il meglio, lo so. Oh! Il povero Skiff si sentì impotente mentre veniva sferzato dal forte vento. Dove sei finito? Oliver e Duck avevano ragione. Sono soltanto una piccola barca su rotaie e ho tanta paura! E poi ci furono altri problemi. Duck aveva finito per quella sera e stava tornando a Tidmouth.
ma non sapeva che ci fosse un albero caduto sui binari davanti a lui. E neanche Oliver, che stava tornando a casa insieme a Todd, nella direzione opposta. Oh, riesco a malapena a scorgere i binari con questa pioggia. Non vedo l'ora di finire il mio lavoro. Oh, la tempesta sta peggiorando sempre di più, signor Oliver! Non manca molto, Todd! Siamo quasi arrivati! Non ti fermare! Non ti fermare! Oh, che disastro! Chi potrà mai venire a salvarmi con questa tempesta? Oh, no! Questo è il fischio di Duck! Sarà qui da un momento all'altro! Colpirà quest'albero caduto! Aspetta un minuto! Allora colpirà anche me! Oh, oh! Duck! Duck! Ma la voce di Skiff si disperdeva nel fragore del vento. Oh no, non riesce a sentirmi. Non c'è niente che possa fare. Oh, la mia vela. Se solo riuscissi a liberare la mia vela, potrei mandare un segnale d'allarme. Oh, ma quello non era il fischio di Duck. Deve essere quello di Oliver. Succede? No, signor Oliver, perché sto frenando? Oh no! Skiff, sei proprio tu? Che ti è successo? La mia vela si è spiegata da sola, la cima dell'ancora si è rotta e io alla fine sono stato portato qui dal vento. E per fortuna che è stato così, altrimenti tutti e due saremmo finiti dritti contro quell'albero caduto. Oh, ho avuto così tanta paura. Non sapevo come fermarvi perché la mia vela era rimasta incastrata fra i rami. Ma alla fine sono riuscito a liberarla, per fortuna. Ci hai salvato la vita, Skiff. Sei la barca su rotaia più coraggiosa che abbia mai conosciuto. Proprio così. Grazie, Skiff. Non lo dimenticheremo mai. La mattina seguente, la tempesta era passata e gli abitanti dell'isola si diedero da fare per sistemare i danni che aveva provocato. Parola mia, Skiff! Sei riuscito ad evitare un incidente davvero terribile. Ma solo perché la cima dell'ancora si è rotta, signore. Oh, questo non cambia il fatto che tu ti sia comportato da eroe. Duck, Oliver e Todd pensano che tu dovresti avere un riconoscimento. Un riconoscimento? Davvero? Oh, sì. Senza alcun dubbio. E io sono d'accordo. Sei la barca a rotaia più coraggiosa che io abbia mai visto viaggiare per terra o per mare. O entrambi. Facciamo tre urrà per Skiff. Hip, hip, hurrah! Hip, hip,